Amiche e amici di Rossini TV, siamo a Gradara all'interno del Palazzo Rubini Vesin, MARV, Museo d'Arte Rubini Vesin, come è la nuova denominazione, per la presentazione alla stampa di una mostra che si aprirà l'11 di febbraio per restare aperta fino al 21 maggio. È la mostra dell'incisore Raffaello Schiaminossi. Andremo a farvi conoscere di chi si tratta attraverso la viva voce dei protagonisti, degli allestitori, dei curatori, di tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa importantissima manifestazione per Gradara, per tutto il territorio e diremmo anche per tutta Italia. Sindaco, finalmente il Palazzo Rubini Vesin trova una sua destinazione di grandissimo pregio. Davvero è una meraviglia, è da qualche giorno che l'abbiamo visto completato e ancora non ci possiamo credere. Vedere finalmente questo palazzo che nel cuore del centro storico di Gradara, nel cuore anche degli abitanti perché era sede comunale fino al 1992, è portato in auge grazie a questo bellissimo, ottimo lavoro di riqualificazione portato avanti dall'architetto Bruno Mariotti e dall'allestimento dell'attuale mostra su Schiaminossi realizzato da Gradara Nova e da Luca Baroni, dal suo precedente, fa davvero bene al cuore e sono sicuro che diventerà un luogo di aggregazione, un luogo di produzione culturale e che farà bene sicuramente al turismo, ma soprattutto quello a cui noi teniamo è anche che sia abbia un riflesso positivo nella nostra comunità per inorgoglire ancora di più chi abita qui a Gradara e dire abbiamo anche un museo all'altezza, insomma, dei più prestigiosi musei d'Italia. MARV, un acronimo destinato a diventare sempre più ripetuto, diciamo, nei percorsi culturali e a questo punto anche nei percorsi turistici dei visitatori di Gradara, che oltre a tutto quello che sono abituati a trovare comunque in uno dei borghi più belli d'Italia, troveranno anche questo fulcro di cultura proprio nel centro della città. Hai detto benissimo Paolo, esatto, questa doppio riflesso, doppio target di questo intervento, da un lato esterno per creare un'ulteriore offerta culturale per Gradara, per attirare ancora più turisti e visitatori, dall'altro sul fronte interno rivolto alla nostra comunità, alle comunità limitrofe, ma soprattutto ai nostri studenti, per dare anche a loro un luogo dove poter vedere mostre che normalmente si vedono nelle grandi città, anche perché questa è solo la prima di un elenco di mostre molto ricco e molto importanti, e quindi per arricchire ancora di più la crescita dei nostri ragazzi, ai quali penso dobbiamo la massima attenzione per le nostre politiche e i nostri interventi. Siamo molto contenti di aver portato questa mostra a Gradara perché è una mostra che nasce dalla collaborazione, oltre che con collezionisti privati, anche con importanti istituti nazionali e internazionali, in particolare il Museo Civico Piero della Francesca, il Comune di Sansepolcro, che l'hanno prodotta assieme con noi, e l'Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Quindi si tratta veramente di una mostra di rango e di interesse europeo che arriva qui a Gradara riportando nelle Marche un artista come Raffaello Schiaminossi che nasce a Sansepolcro ma che poi valica l'Appennino e che porta nelle Marche alcune delle sue opere più importanti, in particolare le pale d'altare di Sant'Angelo in Vado. La mostra raccoglie più di 150 incisioni che rappresentano una gran parte del corpus prodotto da Raffaello Schiaminossi tra il 1600 e il 1620 circa.
illustrano tutte le caratteristiche e le tipologie della sua vastissima produzione, che va dai soggetti sacri ai soggetti di tema mistico, alla rappresentazione del panorama naturale del paesaggio, e questa è un po' la chicca, la parte più interessante della mostra, la rappresentazione delle armi e degli spadaccini, perché Raffaello Schiaminossi nel 1610 firma l'illustrazione di quello che a oggi è considerato il più importante, antico ed affidabile trattato di scherma rinascimentale giunto fino a noi. Una parete appunto della mostra è dedicata alle illustrazioni di questo trattato. Siamo molto orgogliosi di avere raccolto tra i nostri patrocini anche la Sala d'Arme Achille Marozzo, che verrà proprio a fare delle dimostrazioni all'interno della mostra. Si tratta quindi di un artista del passato che però è anche un artista contemporaneo e che speriamo il pubblico di Gradara e delle Marche vorrà venire a scoprire in prima persona nelle sale del rinnovato Palazzo Rubini Vesin. Questa è una seconda uscita per questa mostra, ma, e lo diciamo a tutti quelli che hanno visitato la prima, quella di Sansepolcro, ancora più ricca, ci sono addirittura dei pezzi in più, delle novità. Sì, perché come capita sempre quando si fa ricerca di primo fronte, è capitato che ad esempio all'inaugurazione della mostra di Sansepolcro un collezionista marchigiano mi prende per un gomito e mi dice: guarda che io di questa incisione scopro di avere adesso il dipinto, perché ho riconosciuto il soggetto, me l'ha fatto vedere, l'abbiamo studiato, effettivamente abbiamo scoperto che questo dipinto era collegato all'incisione di Schiaminossi, lo stiamo studiando, ma il dipinto è stato esposto in mostra proprio perché quando si lavora su artisti così ricchi e affascinanti come Schiaminossi c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Un'altra aggiunta molto importante è la grande stampa di Jacques Callot, L'assedio di La Rochelle, che è un capolavoro prestato sempre da un collezionista marchigiano che addirittura, sapendo che la mostra sarebbe venuta a Gradara, l'ha acquistato sul mercato proprio per permetterci di offrire qualcosa in più. Quindi dobbiamo fare anche un grande ringraziamento a tutti questi collezionisti privati che mettono a disposizione gratuitamente le loro opere, le loro collezioni per l'amore dell'arte e dell'incisione, che è una tecnica bellissima, una tecnica molto sentita qui nelle Marche. A Urbino c'è una scuola importante a livello nazionale e internazionale di incisione. Anche Gradara adesso diventa uno dei grandi centri italiani e speriamo europei per l'incisione, volta soprattutto a raccontare al pubblico questo mezzo artistico che non è un'arte minore come è stata definita, ma è un'arte molto vicina al cuore dell'artista e anche dell'osservatore. È capitato in occasioni di precedenti mostre, gran parte del pubblico non erano appassionati d'arte antica, ma ragazzi giovani tra i 20 e i 30 anni, appassionati ad esempio di grafica, di fumetto e di illustrazione, che trovano anche nell'incisione del Cinquecento un linguaggio grafico vicino alla loro sensibilità. Speriamo che il Museo di Gradara diventi anche la casa di tutto questo pubblico che vogliamo accogliere qui nel migliore dei modi possibile. Curare una mostra vuol dire appunto fare ricerca, selezionare, scegliere, decidere in quali spazi mettere, poi finalmente si inaugura. A quel punto il lavoro è finito o comincia? Comincia, perché un grande studioso di incisione che è stato custode del British Museum, Anthony Griffiths, che ha seguito da lontano ma in maniera partecipata i lavori di questa mostra, mi ha detto: guarda, i cataloghi di incisione iniziano quando li hai mandati in stampa. L'incisione è un linguaggio che appunto permette di creare molte opere. Probabilmente ci sono ancora delle opere nascoste di Schiaminossi che non conosciamo e che quindi potremo portare alla conoscenza del pubblico in successive mostre. In occasione di questa mostra e soprattutto della puntata precedente a Sansepolcro è stato pubblicato a cura del Comune di Sansepolcro e del Museo Civico Piero della Francesca il catalogo ragionato delle incisioni dell'artista. Un catalogo ragionato è uno strumento fondamentale perché consiste appunto nell'elenco di tutto quello che noi sappiamo un artista ha prodotto, ma è uno strumento che non costituisce appunto un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Ora che abbiamo le fotografie, le riproduzioni, le misure di tutte queste opere, le future generazioni di studiosi e storici dell'arte hanno la possibilità di partire da questa base e appunto andare a studiare chi veramente era Raffaello Schiaminossi. Thank you.
col collezionista Luca Valbonetti, il collezionista più importante per quanto riguarda le opere appunto di Schiaminossi, e parliamo della mostra, parliamo di quelle che sono le opere che danno cuore e vita a questa mostra. Sì, è un piacere essere qua innanzitutto. Questa collezione nasce dalla mia famiglia, che già negli anni Ottanta, mio padre in particolare, aveva iniziato a collezionare. E poi diciamo che all'inizio degli anni 2000 ho iniziato io ad ampliare la collezione, e insieme a Luca Baroni abbiamo appunto organizzato e pensato questa mostra proprio per rendere omaggio a questo artista. Artista che è dimenticato, perché non viene numerato tra gli artisti più importanti, comunque ha un corpus di opere veramente importante, di conseguenza era giusto riconoscere le sue qualità di artista, soprattutto a cavallo tra Toscana e Marche, perché ha lavorato anche nel settore Marche, nella regione Marche, come pittore soprattutto. Quanto è difficile scegliere da una collezione le opere che in quel caso serviranno per dare un significato e una classificazione in qualche modo a una mostra? Tecnicamente tutte, nel senso che qui sono esposte tutte le opere che fanno parte della mia collezione, della collezione di famiglia, e appunto abbiamo cercato di trovare tutte le opere che in qualche modo rappresentino tutti i periodi e gli argomenti trattati da Schiaminossi. Quindi abbiamo un excursus pressoché completo di tutto il periodo artistico di Raffaello. Con Stefano Brachetti, direttore della Rocca di Gradara, direttore con chi è abituato ad aggirarsi nei locali che datano anno 1000, essere qui è quasi essere coi contemporanei, siamo a fine 500, inizio del 600. Un edificio storico è sempre attuale perché vive nel presente, viene percepito con la cultura del presente. Il compito dei musei, dei monumenti, dei luoghi della cultura è proprio di essere questo ponte fra il passato e il presente, perché la storia insegna e ispira, educa, che è appunto la missione dei musei. E Gradara si è arricchita proprio adesso di un nuovo spazio espositivo, dove appunto abbiamo una bella esposizione che parla di arte del Rinascimento e parla di un'arte antica ma allo stesso tempo modernissima. Perché forse il primo passo verso l'arte moderna è stato fatto proprio con la grafica, con l'incisione, no? L'incisione che permetteva la riproduzione multipla delle opere. È un'esigenza che si sentiva anche da parte dei turisti che affollano la Rocca, questa di avere anche un momento esclusivamente dedicato all'aspetto culturale? Analizzando chi frequenta, il pubblico che frequenta la Rocca di Gradara, anche se apparentemente la Rocca di Gradara è frequentata dal turismo balneare, da diciamo, persone che passeggiano nel fine settimana o durante le vacanze, in realtà abbiamo visto che molte di queste persone poi frequentano anche il Palazzo Ducale di Urbino, per esempio, che è una pinacoteca più impegnata, se vogliamo. È evidente quindi che esiste contemporaneamente, al di là, oltre diciamo, l'aspetto più immediatamente simpatico, pittoresco, anche la capacità e la voglia di vedere anche di qualcosa di più impegnato, di più, più tradizionalmente museo. Sicuramente una proposta che verrà apprezzata, lo vedremo già prestissimo, perché naturalmente siamo già in stagione, perché non passa mai la stagione, poi siamo vicinissimi a San Valentino e tutto il resto, però comunque lo vedremo sicuramente durante l'estate, quando è il momento clou dell'affluenza, e da lì capiremo anche se il tipo di proposta ha un suo seguito importante, come ci si aspetta quando si crea una situazione di questo genere. Indubbiamente, io spero anche che sia un momento di riflessione per il turista in senso lato, che comunque frequenta Gradara, vediamo durante la settimana forse non molto nell'inverno, però nel weekend comunque la presenza turistica è comunque sostenuta, e se
queste iniziative, se questa apertura, se questo arricchimento dell'offerta culturale di Gradara possa anche comportare una ridistribuzione nell'arco dell'anno e della settimana del turismo, perché forse delle volte molti luoghi, non solo Gradara, soffrono di un sovraffollamento in alcuni giorni, diciamo di un abbandono quasi dei fruitori negli altri, e cambiando i target dell'offerta culturale, che non è tanto per il cambio del pubblico, è perché la gente inizia a guardare ad un luogo anche da altri canali informativi, e quindi non solo con la brochure delle vacanze estive piuttosto che del weekend di Natale e Capodanno, ma anche con l'informazione culturale in senso più lato, e quindi comincia a pensare che Gradara può essere bella anche a febbraio, anche a marzo. Col direttore Luigi Gallo un commento sull'importanza di avere un nuovo spazio espositivo come questo nelle Marche, a così poca distanza comunque dalla Galleria Nazionale di Urbino, però comunque dedicato a mostre che vanno a fare attività complementare, integrativa. Sì, no, assolutamente, sempre un giorno importante, un bellissimo giorno quando si aprono degli spazi espositivi di qualità come questo, con una mostra importante, e in un territorio ricco come questo delle Marche, del nord delle Marche, in cui la direzione regionale è presente a Gradara con il castello e a Urbino, quindi insomma siamo nello stesso momento uniti da un progetto culturale che speriamo sia un progetto forte che convinca sempre di più le persone a venirci a trovare in questa splendida regione. Il percorso culturale si arricchisce, ma soprattutto diventa anche diverso il modo di approcciarsi. Probabilmente chi cerca Gradara trova una risposta nuova, chi trova questa risposta nuova poi decide magari anche di allargarsi. Insomma, è quasi un più se ne parla, meglio è. Assolutamente d'accordo, più se ne parla, e vorrei aggiungere meglio se ne parla, meglio andrà per tutti. Quindi è, ripeto, importante che si aprano dei luoghi per la cultura di qualità, con mostre di qualità, come sicuramente il luogo in cui ci troviamo oggi. Non le abbiamo contate, ma siamo ragionevolmente certi che siano oltre 150 le opere di questa mostra che ci è stata illustrata e raccontata dai protagonisti e che abbiamo fatto in modo di raccontare a nostra volta ai telespettatori di Rossini TV. Ricordiamo che la mostra è aperta dall'11 febbraio al 21 maggio, ogni sabato e domenica, in orario mattutino e pomeridiano. Insomma, ci sono tutte le possibilità per visitarla e tutti i buonissimi motivi. Ancora una volta con le telecamere di Rossini TV, canale 80.